che viene su di noi e ci impone delle immagini. Oh, e questa è una differenza molto... Questa è completamente... fuori delle immagini, mentre lui magari non se l'aspetta, vengono dal profondo, quindi da dove provengono, e da lì tu sei agito di fatto da queste fantasie. E capite, finora una differenza molto importante. Sono queste fantasie in cui o si fanno esperienze appunto di impotenza e quindi si vive una grandissima angoscia rispetto alla sessualità, oppure partendo da queste fantasie... Che è monotono, che non sia così statico, fermo, non ma... non ha direttamente a che vedere con le fantasie sessuali, però la creatività è un elemento di... Possiamo pensare che ci sia in atto una necessità di una unione di opposti e l'io, no, è testimone e guarda questo processo. Molto sensuale con la sua compagna. Allora, abbiamo visto finora. Allora, provengono dall'inconscio. Provengono dall'inconscio. Sono a volte manipolate, guidate dall'io razionale, ma prevalentemente no. Nel caso di voi, ecco, esattamente questo. Esattamente questo. Allora. Allora. C'è stato il caso di un uomo che raccontava che nella sua adolescenza aveva scoperto la sessualità dell'attività sessuale, sì, non è le fantasie. E tra le altre cose c'è un tasso di omosessualità. Le fantasie, non si fanno fantasie, attenzione, a proposito, perché praticamente essendo tutto troppo manifesto, alla fine non c'è più l'ambito, non dico del segreto, ma forse dell'oscuro che proietta, che può condurre all'altra oscurità, no? È questo poi il meccanismo. Daniele, la tua esperienza? Manca la curiosità sentimentale. Anche la curiosità sentimentale, Daniele? Secondo me, come diceva la dottoressa prima, proprio una cosa... Quale delle due, Marta o Gianna Biondi? Diceva che è molto legata alla sfera familiare, ai genitori, e sono completamente d'accordo perché... All'educazione sessuale, ad esempio, parlo della mia esperienza personale, a casa mia non si parla di questo, è sempre stato un po' un tabù. Quindi è difficile poi sviluppare. Sì, però al contrario non penso assolutamente che i giovani abbiano dei problemi a riguardo, e soprattutto è un bene che sia tutto più allo scoperto. Cioè, non credi che ci siano problemi sessuali, non li vedi. Ok, forse va bene. Non avere una fantasia può essere una fantasia. Escono, oltretutto, adesso chiaramente. Ecco, diciamo... Guardate che i concetti per quanto quando si va nell'entroterra, cioè la nostra parte interna, allora mettiamo l'anno prossimo va lì un po'. Dicevi no, io voglio e pan per i suoi denti. Allora